Il Partito Democratico in regione critica senza se e senza ma la politica vaccinale della regione Abruzzo che secondo i consiglieri regionali non sta rispondendo a dovere alle esigenze della popolazione in piena pandemia. I consiglieri del PD hanno dichiarato che il rapporto dosi somministrate popolazione è oggi pari al 4,28%, mentre quelli persone vaccinate popolazione è al 1,55%, dati che collocano la nostra regione all'ultimo posto. Ma noi denunciammo già nel mese di dicembre questa situazione chiedendo al governo regionale di avere un piano chiaro per quanto riguarda la campagna di vaccinazione. Ad oggi siamo gli ultimi in Italia. Delle dosi che sono state, diciamo, che sono pervenute alla giunta, al governo regionale, alla regione, alla giunta regionale, soltanto il 64% sono state somministrate, cioè neanche quelle che sono arrivate sono state inoculate. Da qui l'ultimo posto in graduatoria. Non si può giustificare quest'ultimo posto con le considerazioni del presidente Marsiglio, che evidentemente ha sempre altre priorità. Pertanto chiediamo chiarezza per quanto riguarda i tempi e chiusura della prima fase. Il piano per quanto riguarda le vaccinazioni della seconda fase, che dovrebbe arrivare al 70% di coperture, che stando ad oggi e ai ritmi della giunta lenta raggiungeremo soltanto nel 2024. Le nostre proposte: il Consiglio regionale del 23 si apra su una relazione del Presidente della Giunta regionale sul tema vaccini Covid. Secondo punto, chiediamo chiarezza ormai da 2 mesi di avere a disposizione tutto il Consiglio regionale il piano pandemico. 3 accordi. Accordi con le farmacie, accordi con i medici di medicina generale, come hanno fatto altre regioni per accelerare, avendo a disposizione il numero dei centri vaccinali, il numero dell'esercito dei vaccinatori, ce ne vogliono almeno 10 per ogni centro vaccinale, e la tempistica per arrivare alla copertura del 70% della popolazione abruzzese. E un altro elemento molto significativo è che appena il 50% degli ultraottantenni ha dato l'adesione alla manifestazione di interesse, quindi occorre anche un altro tema, un altro compito, un'altra iniziativa, quella di comunicare la necessità di procedere alla vaccinazione e di dare ampia copertura a partire dagli ultraottantenni. Terminata la prima fase, c'è poi la seconda, quella che dovrebbe appunto raggiungere il 70% della popolazione e della quale noi ad oggi non conosciamo nulla.